Buongiorno e buon lunedì da Speciale News Web 24. Tornerà in Italia all'aeroporto Romano di Ciampino nel pomeriggio alle 17 Cesare Battisti. L'ex terrorista era stato arrestato lo scorso weekend in Bolivia, dove si era rifugiato grazie a una complessa operazione portata avanti dall'Interpol insieme agli investigatori italiani e brasiliani. Soddisfazione è stata espressa dall'intero politica italiana e anche dai familiari delle vittime. Il ministro dell'Interno Salvini e della Giustizia Bonafede saranno all'aeroporto romano nel pomeriggio ad accogliere l'ex terrorista che con tutta probabilità verrà rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia. Giovani vite spezzate a Cerignola nel Foggiano, un incidente dalla dinamica tutta da chiarire si è verificato poco dopo le 2:30 della scorsa notte. A bordo quattro ragazzi, inaspettatamente l'auto su cui viaggiavano si spezza in due. Due giovani muoiono sul colpo, gli altri vengono portati in prognosi riservata all'ospedale Tadrella. Sull'accaduto indagano i carabinieri del centro Fantino insieme al supporto di Guardia di Finanza e la polizia. Il luogo dello schianto è stato vicino al Palasport locale. Bisognerà chiarire la disatta in dinamica di quanto è avvenuto e importanti anche le telecamere in funzione in quel tratto. Intanto, nella tarda mattinata di ieri è stato arrestato e posto ai domiciliari il conducente della macchina che sarà sottoposto all'analisi del sangue per capire se fosse ubriaco. La comunità ofantina è attonita ed incredula per quanto è avvenuto e non si esclude nei prossimi giorni il lutto cittadino. Ed eccoci alla pagina sportiva, questa mattina la dedichiamo alla pallavolo. Incominciamo con la vittoria sofferta della Libera Virtus che nella dodicesima di andata del campionato di Serie B 1 donne ha vinto con il punteggio di 3-2 contro la penultima in classifica Lamezia Terme, per come poteva andare, poteva finire tranquillamente 3-0. Invece le lametine complici anche un bel po' di errori commessi dalla formazione opantina sono rientrate in partita, ma nel quinto set le ragazze virtusine allenate da Marco Brivieri hanno avuto la forza e il coraggio e la reazione degna di portare a casa questo importante risultato. Andiamo a sentire l'analisi del post-gara nell'intervista con il tecnico della Libera Virtus, Marco Brivieri. Marco Brivieri, è stata una partita che forse poteva finire 3-0, è così? Sì, con i sei con in mano si va molto lontano, ma sicuramente c'era questa possibilità. Oggi, a differenza di altre volte, mi sento di dire che forse, e dico forse perché la certezza non ce l'ho mai, abbiamo lasciato un punto per strada. E questo mi dispiace perché nei primi due set avevamo espresso. Io sto, mi piace parlare più del gioco espresso che non tanto del punteggio, della posizione di classifica, perché credo che abbiamo fatto forse un passo indietro e questo mi dispiace perché i primi due set sono stati giocati molto bene, col giusto piglio, con una buona determinazione, tatticamente eravamo impeccabili, però già dal primo avevamo commesso tanti errori. Oggi abbiamo vinto una partita facendo veramente tanti tanti errori. Abbiamo tenuto vivo l'avversario spesso e volentieri noi, con i nostri errori. Purtroppo è un momento in cui le cose non ci vengono benissimo, però insomma, credo che la vera follia sia stata nel quarto set. Perché alla fine il terzo, tutto sommato, c'era anche qualche merito loro, però ripeto, noi abbiamo fatto arrivare al tie-break una squadra che secondo me in attacco ha delle percentuali veramente bassissime, bassissime, bassissime. C'è della responsabilità nostra, ci guarderemo, però insomma dobbiamo comunque vedere anche il bicchiere mezzo pieno, perché comunque insomma alla fine l'abbiamo comunque vinta, abbiamo Come hai detto anche fatto tu, giustamente, errori evitabilissimi. un passo. No, evitabilissimi no, perché Mimo, se ci sono purtroppo. L'errore è facile dire sono evitabili, purtroppo ci sono. A noi ogni tanto ci capita, a volte non riusciamo a capire come dobbiamo gestire il servizio. Ci sono momenti in cui il servizio si deve forzare, ci sono momenti in cui bisogna essere un po' più conservativi e noi ancora facciamo fatica. Purtroppo oggi è stata una di quelle giornate che ci capitò nelle prime partite, devo dire, spesso ci capitava, dove abbiamo fatto veramente molti, molti troppi errori al servizio non necessari, perché alcuni ci possono stare. E dopodiché si perde fiducia, si perde sicurezza,
e si dimenticano le cose da fare. Quello che è successo nel quarto set è abbastanza evidente. Il finale del quarto set è stato molto confusionario perché tutti non volevano, nessuno voleva che la palla cadesse, però andavano in troppi a prendere quel pallone e non era una responsabilità di tutti quei giocatori che ci andavano, uno doveva andarci, solo che con la frenesia ormai era saltato tutto, erano saltati tutte le combinazioni, tutti gli schemi, e purtroppo è successo un po' di confusione. Ok, per quanto riguarda la classifica lasciamo agli esperti giornalisti parla, adesso però concentriamoci sul prossimo weekend, certo, che è sicuramente quello che più conta in questo momento, Marco. Sì, anche perché la prossima partita si conclude il girone d'andata e un piccolo bilancio lo si potrà fare, anche se secondo me la classifica rimane, si sta un po' delineando dalla quinta posizione in poi, comincia ad esserci un po' più di stacco rispetto a prima. Però vedete anche voi, questi sono penultimi in classifica e ci hanno fatto soffrire senza il palleggiatore titolare. Purtroppo è così, se si allenta la presa e si gioca sottotono, il rischio è quello purtroppo addirittura anche di perdere le partite. Grazie. Prego. Calcio adesso con la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D per l'Audace Cerignola. Arriva una vittoria al 94esimo in trasferta a Sorrento per 2-1 e dimezza ancora il distacco nei confronti della capolista Picerno, costretta allo 0-0 casa contro la formazione del Gragnano. Questi risultati per Esteso: a Pomigliano Bitonto Pomigliano 3-1, Gravina Altamura 1-1, a Francavilla Savoia batte Francavilla 1-0, Gelbison Lucania Fasano 3-2, a Granata Nulla batte Granata 2-0, a Nardò Fidelisandria batte Nardò 1-0, a Sorrento Audace Cerignola batte Sorrento 2-1, Taranto Sarnese 2-0. La classifica: Picerno 41 punti, Audace Cerignola 40, Taranto 36, Bitonto 30 ed Altamura a quota 29. Ancora calcio, ma stavolta gli ottavi di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia. Tutte le grandi passano tra sabato e domenica. Vittoria per Lazio, Milan, Juventus e Fiorentina, Inter e Napoli. I biancocelesti 4-1 al Novara, i rossoneri 2-0 alla Sampdoria, i bianconeri con identico punteggio sul Bologna e stessa cosa per i viola a Firenze ai tempi supplementari. L'Inter gioca a tennis contro il Benevento 6-2, bene anche il Napoli su Sassuolo per 2-0. Il quadro si completerà oggi con Cagliari, Atalanta e Roma, Virtus e Entella. Prima di salutarvi, vi ricordo questa mattina alle 10 l'appuntamento con Live Sport 2.0 per il quadro della giornata sportiva di ieri, con particolare attenzione per pallavolo, calcio e ovviamente calcio a 5, oltre a rivisitare gli altri avvenimenti del weekend. È tutto per questa prima edizione del telegiornale. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 e con il TG Sportivo Sport Report alle 13.30. A più tardi.